Allora, forse potremmo farcela pure a fare tutto stamattina. Ricominciamo da dove abbiamo lasciato, cioè dal grafico della funzione seno. Questo è il grafico della funzione seno. Noi abbiamo visto che se consideriamo la x, cioè l'angolo in radianti, il seno in 0 valeva 0, poi saliva fino a pi grado mezzo dove valeva 1, il valore massimo, poi discendeva e valeva 0 in pi greco, poi andando a continuare, se vi ricordate la figura della circonferenza unitaria, con la circonferenza unitaria, quando per esempio alfa è compreso tra pi greco e 3 pi greco mezzi, vedete che il seno, cioè questa ordinata, è negativo, scende fino ad arrivare a meno 1 e poi risale fino a 0. Poi naturalmente io ho messo che il grafico continua, perché? Perché io sulla circonferenza unitaria posso fare più di un giro, oppure posso girare nell'altro senso. Se faccio più di un giro oppure giro nell'altro senso, i valori di x saranno maggiori di 2 pi greco o viceversa minore di 0. Okay? Se giro, diciamo, in senso orario, quindi se vado da questa parte di un certo angolo alfa, questo qui corrisponde a meno alfa. Okay, perché la rotazione avviene in senso orario. O però sullo stesso punto io posso arrivare anche andando da questa parte. Allora quant'è quest'angolo? Se quest'angolo è alfa, però col meno perché è negativo, quest'altro angolo è esattamente 2 pi greco meno alfa. Quindi o meno alfa o 2 pi greco meno alfa mi danno lo stesso risultato. Questo vale in realtà per ogni alfa, e quindi da questo discorso si capisce che il grafico della funzione seno, si dice, è periodico di periodo 2 pi greco, cioè il seno di x è uguale al seno di 2 pi greco più x, e questo per tutti gli x. Ma quello era meno alfa, infatti se ci mettete meno alfa viene meno alfa, 2 pi greco meno alfa. Era un caso particolare, insomma. Però in realtà, siccome alfa è arbitrario, diventa il caso generale, e lo possiamo scrivere meglio così. Ok? Questo è il grafico di una funzione periodica di periodo 2 pi greco. Cioè quando io prendo questo grafico, lo dovessi spostare verso destra o verso sinistra di 2 pi greco, il grafico si sovrapporrebbe precisamente a se stesso. Va bene, quindi questo è il grafico della funzione seno. La funzione seno oscilla tra meno 1 e 1 con questo andamento che abbiamo descritto per maniera abbastanza precisa. Allora, prima di andare a considerare i grafici delle altre funzioni, coseno, tangente, cotangente, eccetera, facciamo un piccolo esercizio che riguarda in questo caso
viene molto bene se io lo applico al grafico della funzione se, ma si può fare per il grafico di qualunque funzione. Allora, questo è il grafico di seno di x. Adesso faccio dei grafici un po' più approssimativi, però giusto per far capire qual è la situazione. Riportiamo il grafico di seno di x da questa parte. Allora, questo è y uguale seno di x. Oh, cosa succede secondo voi se io moltiplico questa funzione per 2? Proviamo a fare il grafico della funzione 2 seno di x. Se vado a fare il grafico della funzione 2 seno di x, mi viene una cosa fatta così. Tenete conto sempre del fatto che non sono un disegnatore particolarmente bravo, no? Oh, qui viene molto bene perché di questa sinusoide, poi vedrete nei vari corsi che farete, noi abbiamo cambiato quella che si chiama l'ampiezza. Ma da un punto di vista matematico, se io ho il grafico di una funzione f e passo al grafico della funzione 2f, questo a cosa corrisponde? Corrisponde a... è come se io prendessi il piano cartesiano e nella x non faccio nulla, ma nella y lo stessi stirando, raddoppiando le lunghezze. Cioè, se io prendo qua e stiro, e immaginate che questo sia un materiale elastico, questo si deve alzare di due volte, da questa figura qua passo a questa figura. Diciamo un po' meglio. Questo raddoppia. Chiaro? Se facessi 3 seno di x dovrei stirare, allungare nella y di 3 volte. 10 seno di x, vabbè, vado fuori scala. È chiaro fino a qui? Viceversa, se vado a creare il grafico di seno di 2x, che succede? Però non si restringe la y, si restringe la x, cioè seno di 2x farà così. Allora, faccio solo questo pezzettino qua perché sennò c'è troppa confusione sul grafico. Come vedete, quella sinusoide stavolta viene, poi qua metto che continua. Vabbè. Guardate, è meglio che rifaccia il, tanto voi lo rifate perché ci avete il quaderno, rifaccio il tutto perché a vederne tre insieme anche l'occhio vuole la sua parte. Allora, questo era seno di x. Adesso thank you.
seno di 2x farà approssimativamente così. Cioè, invece di stirare il grafico nella variabile x, sto comprimendo il grafico nella variabile y, sto comprimendo il grafico nella variabile x. Chiaro? E questo mentre invece l'ampiezza non varia per niente, cioè il massimo della funzione rimane sempre 1, il minimo della funzione rimane sempre meno 1. Chiaro? Quindi, come vedete, avere f di 2x, f di 3x, f di 4x comporta un effetto completamente diverso sul grafico, cioè un effetto di compressione del grafico in questa direzione, mentre invece se faccio 2f di x, 3f di x, 4f di x comporta uno stiramento del grafico nell'altra direzione. Chiaro fino a qui? Oh. Tenetelo presente. Se non mi viene in mente com'era f di 2i, ah no, f di mx, devo stirare di qua, devo stirare di là. Fatelo col seno. Perché capire seno di 2x è facile. Oscilla più velocemente. Perché 2x percorre il periodo due volte in più in fretta. Se seno di x è periodico di periodo 2π greco, seno di 2x è periodico di periodo π greco. Perché? Quando x aumenta di π greco, 2x aumenta di 2π greco, semplice. Quindi ricostruirlo da questa funzione è facilissimo. Quindi non è che dice, ah, ma io non mi ricordavo che f di mx significava, mi sono confuso con l'altra cosa. No, non ti puoi confondere, perché devi avere un ancoraggio, un punto di riferimento che se ti viene il dubbio te lo vai a fare per questa funzione due secondi e hai risolto il problema. Chiaro? Viceversa, se io prendo una funzione e semplicemente la moltiplico per una costante c maggiore di 0, cosa significa? Io sto prendendo il grafico, sto stirando, ogni lunghezza pari a 1 diventa pari a c nel grafico, in quest'altra della direzione della y. Chiaro? Ok. Andiamo a fare un'altra osservazione, sempre partendo da, andiamo a fare il grafico di y uguale seno di x più π greco meno. Allora, quando io aggiungo pi greco mezzi all'argomento, questo intuitivamente uno lo capisce, significa prendere questo grafico e spostarlo di pi greco mezzi. L'unica cosa sulla quale si possono avere dubbi è il grafico va spostato di pi greco mezzi verso destra o verso sinistra. Non è che ci vuole un genio, basta mettere x uguale 0, seno di pi greco mezzi fa 1. Se io metto x pi greco mezzi viene seno di pi greco che fa 0, quindi facciamo un po', aspettiamo un po' a pi greco mezzi vale 0, a 0 vale 1. Secondo voi lo sto spostando verso destra o verso sinistra? Verso sinistra, è ovvio, no? Anche qui la funzione ovviamente è periodica di periodo 2π greco, quindi aggiungere una costante c significa spostare il grafico di c verso sinistra.
Ovviamente se C è negativa significa spostare il grafico di C, allora è meno C, quindi significa spostare il grafico di C verso destra. Di meno C verso, perché C è negativo. Cioè la cosa che ho detto prima è giusta. Se io aggiungo meno 1 significa spostare il grafico di meno 1 verso sinistra, che significa spostarlo di 1 verso destra. Quindi aggiungo la costante C all'argomento, significa spostare il grafico di C verso sinistra. Va bene, e questa chi è? Questa, se ci fate caso, non è altro che la funzione coseno. Perché? Beh, un sospetto c'era venuto, perché noi il coseno partiva da 1, andava a 0, quindi almeno nel primo quadrante faceva questa cosa qua, sembrava fare questa cosa qua. Ma se lo vogliamo dimostrare non è difficile, che se questo è alfa, allora questo è il seno, questo è seno alfa e questo è coseno alfa. Ma se io giro il triangolo di 90 gradi, lo ruoto di 90 gradi in senso antiorario, allora questo è alfa, 90 gradi significa che quest'angolo quant'è? È alfa più pi greco mezzo. I gradi si contano, qua in radiano gli angoli si contano positivi in verso antiorario, ok? Ma però potete subito osservare che se io ho ruotato il triangolo di 90 gradi, chiaramente le lunghezze dei cateti e dell'ipotenusa non cambiano, l'ipotenusa vale sempre 1, questo cateto è il seno di alfa più pi greco mezzo. Perché? Perché è l'ordinata corrispondente a quest'angolo qua, di questo punto. Ma siccome la lunghezza non è cambiata, questo deve essere uguale a coseno di alfa. Era coseno alfa, dopo che l'ho girato è diventato seno di alfa più pi greco mezzi, e quindi deve essere uguale. Invece di alfa metteteci x, perché noi in genere la variabile indipendente la vogliamo chiamare x, e avete ottenuto questa identità e avete ottenuto anche il grafico della funzione coseno. Chiaro? In realtà il grafico della funzione coseno non è un grafico nuovo, è semplicemente il grafico del seno spostato. Tanto è vero che molte volte quando si vanno a fare combinazioni lineari di seno e coseno, si vanno a fare a cosen x più b sen x, a volte in molti corsi proprio di ingegneria si preferisce fare usare altre due costanti e dire c coseno di d più x, cioè invece di prendere e fare la somma, moltiplicare il seno e il coseno per due costanti e poi fare la somma, si preferisce prendere alla fine quella, viene comunque la funzione periodica del periodo 2π greco, che vuol dire che viene una funzione di questa spostata e variata in ampiezza. Quindi a quel punto si prende la funzione coseno, si fa coseno di, per esempio usiamo delle lettere greche, si fa coseno di gamma più x, e poi si va a vedere di quanto è variata l'ampiezza e si moltiplica per b. Ovviamente le costanti sono legate da formule
non immediate, però alla fine si ottiene esattamente al variare di diciamo di tutte le possibili a cosen x più b cosen x, di tutte le possibili beta coseno di gamma più x, si ottengono esattamente le stesse. Ok, adesso qui c'è un esercizio interessante, ok? Allora, prima di fare vabbè, per fare questo esercizio dobbiamo capire, per esempio, la funzione seno dov'è che cresce e dov'è che decresce. Allora, per esempio, se mi limito a 0 2 pi greco, da 0 fino a pi greco, che sta facendo? Da pi greco mezzi a 3 pi greco mezzi decresce, e poi qua cresce un altro. La funzione coseno invece è più facile, sempre da 0 a 2 pi greco, da 0 a pi greco decresce e poi invece risale. La definizione formale non l'ho data, la daremo durante il corso, però insomma si capisce, no? In un intervallo sta crescendo, se x1 è minore di x2, f di x1 deve essere minore o uguale di f di x2. Minore o uguale permette il fatto che la funzione sia rimasta lo stesso valore. Se mettete minore stretto, la funzione sta crescendo in maniera, si dice, stretta. Ok? Quindi fino a qua è tutto facile. Ora, noi con le funzioni volevamo fare la funzione immersa e abbiamo incontrato delle difficoltà. Allora, con le rette non abbiamo incontrato nessuna difficoltà, perché fin quando ho una retta obliqua, allora x uguale a mx più n, m diverso da 0, posso invertire, insomma l'immersa esiste per ogni valore, per ogni elemento del dominio reale. Quando invece andavo a fare y uguale x quadro, avevo due problemi. Primo, che diciamo di immersa ce ne stanno due. Di questa funzione non c'è nessuna immersa, perché la funzione non è invertibile. Però, se vi ricordate com'era la parabola, se io cancello mezza parabola, sui positivi y uguale x quadro si mette con y uguale radice di x, ma solo per i positivi, perché ovviamente y uguale x quadro non può essere un valore negativo, e viceversa, se cancello la mezza parabola di destra, l'immersa si faceva solo sui negativi e l'immersa era y uguale radice di meno x. L'immersa questa, io cancello questa, l'immersa era questa qua, cioè, scusate, meno radice del valore assoluto di questo. Ok? Me l'ho dimenticato io. L'immersa di questa funzione qua. Perché dovete girare l'immersa. L'immersa di questa graficamente corrispondeva a girare il grafico così, ma questa non è una funzione, vedete, c'ha due valori. Allora, se inverto questo ramo qua, ottengo questo ramo qua. Se metto questo ramo qua, ottengo questo ramo. Bene. Allora, qui abbiamo un problema in più. Allora, prima di arrivare a seno e coseno, perché qua non era invertibile la funzione? E perché è invertibile se la considero sui negativi, oppure è invertibile se la considero sui positivi, ma appena la considero in un intorno dell'origine non è invertibile? Beh, vedete che la funzione originale y uguale x quadro fino a 0 cosa sta facendo? Ma se poi è arrivata a 0 risale, che valori può assumere? Gli stessi che ha preso scendendo, no? Allora vedete che questa qua è scesa fino a 0, nel momento in cui comincia a risalire, appena comincia a risalire, vedete che ci sono dei valori
che la funzione assume due volte. Allora, questo è un fatto generale. Per certi tipi di funzioni, che mo non sto ulteriormente a precisare, lo faremo durante il corso, cioè ci vuole un minimo di ipotesi, la funzione deve essere, per esempio, continua su un intervallo. La funzione su un intervallo, una funzione su un intervallo che sia continua, è invertibile se solo se è monotona crescente oppure monotona decrescente. Vale anche sostanzialmente per la semiretta. Ok? Allora, che significa? Significa che se io voglio invertire la funzione seno, non posso invertire tutta la funzione seno. Ma cosa posso fare? Posso invertire la funzione seno fin tanto che si mantiene o crescente o decrescente. Allora, quindi devo restringere la funzione seno per poterla invertire, quindi non posso invertire direttamente la funzione seno. Allora, come si fa in genere? Si prende la funzione in questione. Se la funzione è definita vicina a 0, si parte da 0. In 0 la funzione seno cosa sta facendo? Sta? Allora, allarghiamoci fino a dove cresce. Qual è l'intervallo che contiene 0 e che sia il più grande possibile dove la funzione seno sta crescendo? No. Meno pi greco mezzi. Pi greco mezzi. Che io non ho detto che devo allargarsi solo verso destra, ma anche verso sinistra. Chiaro? Quindi da meno pi greco mezzi a pi greco mezzi la funzione seno. Allora, cosa si fa? Questo si toglie e si considera solo la funzione seno compresa tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Quale funzione si va a invertire? Questa qua. È invertibile? Sì, perché è continua e crescente. E qual è la funzione immersa? La funzione inversa, ne vado a fare il grafico qui. La funzione inversa va così. Allora, a meno 1 vale meno pi greco e a 1 vale pi greco. Questa funzione qui si chiama y uguale a coseno di x. Io uso la notazione inglese, quindi arcoseno lo scrivo a sin. Alcuni testi italiani usano arc sin, io uso quello anglosassone, quindi asin. Ok? Meno 1 vale meno pi greco, in 1 vale pi greco. Praticamente è questo pezzo che è stato ritagliato del grafico che, come al solito, è stato girato, è stato ribaltato e poi messo con l'orizzontale e verticale, cioè è diventato il solito discorso: inchiostrate la mano, guardate dall'altra parte. Oppure formalmente dovete fare la simmetria rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Se voi prendete questa bisettrice del primo e terzo quadrante, fate la simmetria. Che significa fare la simmetria? Io prendo questo punto, vado di qua, lungo di là, vabbè, la figura è fatta male e alla fine ottengo questo grafico lungo di là della stessa lunghezza. Oh, quando fate questa operazione potete notare anche una cosa che quando faremo il corso riguarderà le derivate. Però noi le derivate non le conosciamo e non le dobbiamo conoscere per adesso,
Dici, ma io ho fatto lo scientifico, già le soldi. Mozzico in testa. Per carità, magari voi avete avuto un professore bravissimo, quindi sapete le derivate fatte per bene, ma siccome purtroppo il livello non è uniforme, certe volte, certe cose è meglio non saperle impararle bene che saperle male e doverle disimparare per poi impararle bene. Ok? Quindi non vi cullate sugli allori. Allora, quello che potete osservare, che si può dire senza nominare per nulla la derivata, che qui se io mi sposto in maniera tangente al grafico, questa tangente com'è? È orizzontale. Io quando arrivo al cocuzzolo mi sto spostando praticamente in maniera orizzontale, no? Ebbene, quello che è orizzontale per la funzione immersa diventa verticale. E se io giro, chiaro? Quindi qui, quando faremo le derivate, la derivata di questa funzione qui fa 0, la derivata della funzione al coseno nel punto 1 non c'è, perché la tangente è questa. E questo non è un problema. Quando faremo le derivate, faremo pure le formule delle derivate, ma di queste due funzioni, ma non è un problema. Ok? Oh, vediamo invece come invertire la funzione coseno. In mezzo della funzione seno, vabbè, qua cancello questa parte qui, seno e coseno, ormai. E abbiamo fatto il grafico, l'arcoseno lo lascio per un po'. Andiamo a fare l'arcoseno. Oh, ho un problema diverso. Se io parto da 0, qual è l'intervallo più grande che contiene 0 dove la funzione è crescente oppure è decrescente? Allora, 0 pi greco è un intervallo e effettivamente qui la funzione è decrescente, però ci sarebbe pure meno pi greco 0 in cui la funzione è crescente. Quindi il problema è che qua o mi devo buttare a destra o mi devo buttare a sinistra. Cosa si fa? Si sceglie di prendere l'intervallo positivo, cioè questa è una scelta proprio, eh? Quindi noi scegliamo tradizionalmente, cancelliamo sto pezzo qua, quindi andiamo a invertire il grafico della funzione così, da qui fino a qui. Ovviamente la funzione coseno assume valori tra meno 1 e 1, ecco perché prima mi sono dimenticato di dirlo, però ovviamente la funzione a coseno anche lei è definita tra meno 1 e 1, perché l'immagine della funzione seno corrisponderà al dominio della funzione a coseno. Siccome la funzione seno assume valori tra meno 1 e 1, è ovvio che questa non può essere definita per x uguale 2, no? Se io prendo x uguale 2, non c'è nessun x. Cioè se prendo il valore 2 non esiste nessuna x tale che seno di x faccia 2. Ok, adesso come fa qui il grafico? Beh, se ci fate caso il grafico anche qua è facile da fare. Ma qua ci avete meno 1, qua avete 1, qua avete pi greco, e allora la funzione arcoseno è fatta così. A cos x. Anche qui vedremo le tangenti sono verticali. Nel punto pi greco vale meno 1. Se coseno di pi greco valeva meno 1, scusate, quindi arco coseno di meno 1 vale pi greco, quindi al punto meno 1 vale pi greco,
nel punto 0 vale pi greco mezzi, e nel punto pi greco, nel punto 1, nel punto 1 vale 0. Come vedete, la funzione arco seno saliva, perché? Perché la funzione seno saliva, già questo l'avevamo già osservato, quando la funzione diretta è monotona, crescente, la funzione immersa pure lei. Poi lo dimostreremo durante il corso. Qua la funzione arcoseno, scusate, la funzione coseno nell'intervallo in cui l'abbiamo voluta invertire è decrescente, quindi la funzione arco coseno è decrescente pure lei. Ok? Ma se le funzioni seno e coseno non erano indipendenti, ma semplicemente coseno veniva prendendo il seno e calcolandolo in x più pi greco mezzi, anche queste funzioni non sono indipendenti. Beh, questa è una cosa facile da verificare. Se voi andate a fare l'arco seno di x più l'arco coseno di x, viene sempre pi greco mezzi. Questo per ogni x compreso tra meno 1 e 1. Perché? Perché fuori di questo intervallo le funzioni arco seno ed arco coseno non sono definite. Ok? Questa pure è facile, provate a... ecco, come esercizio, finora non vi ho dato esercizi, provate a dimostrare che l'arco seno più l'arco coseno deve sempre pi greco mezzi. Ci vuole un piccolo ragionamento. Innanzitutto convincetevi, no? Per esempio a meno 1 questa vale pi greco, questa vale qua, scusate, qua sta scritto male, qua è pi greco mezzi, questa vale pi greco, questa vale meno pi greco mezzi, fate la somma, quanto fa? Pi greco mezzi. Vediamo in 0, questa fa 0, questa fa pi greco mezzi, quanto fa la somma? In 1 questa fa pi greco mezzi, questa fa 0, la somma fa pi greco mezzi. Ok? Ricordate, il seno l'avevamo investito nell'intervallo meno pi greco mezzi, quindi qua. Anzi, qualcuno mi avrebbe dovuto correggere prima quando l'ho scritto, se mi sono dimenticato il mezzo. Va bene? Ok. Ovviamente potete rifare lo stesso discorso a radical 2 su 2, potete fare lo stesso discorso a un mezzo, eccetera. Andate a vedere, fate la, diciamo, andate a vedere. Però farlo per tanti valori non è una dimostrazione, bisogna farlo per un valore generico, quindi questo richiede un ragionamento. Provate a fare questo ragionamento, poi se ci riuscite, bene, se non ci riuscite poi me lo venite a chiedere. Ok? Quindi ricapitolando, abbiamo definito il seno, abbiamo fatto il grado. Allora, abbiamo detto che in trigonometria gli angoli si misurano in radiani. Poi abbiamo fatto il grafico della funzione seno, che è un grafico periodico di periodo 2π. Poi abbiamo fatto il grafico della funzione coseno, che è, vabbè, la definizione l'abbiamo data, il coseno è la scissa del punto sulla circonferenza unitaria corrispondente all'angolo o all'arco alfa. Questo è il coseno di alfa, il seno è l'ordinato. Però seno e coseno, in realtà il coseno non è altro che seno di x più pi greco mezzi, coseno di x. Quindi si tratta semplicemente di spostare il grafico della funzione seno. Poi abbiamo il problema di invertire queste funzioni. Allora, qual è il discorso? Come al solito, il problema è che le funzioni non sono suriettive, non è un grave problema perché le funzioni immerse saranno definite soltanto sull'immagine delle funzioni dirette, cioè tra meno 1 e 1, perché seno e coseno assumono valore tra meno 1. Il problema di come invertirle però
è un problema più serio, perché noi questa funzione sale e scende, sale e scende, sale e scende, possiamo invertirla solo su un intervallo dove sale o su un intervallo dove scende. Per quanto riguarda il seno, scegliamo, in entrambi i casi scegliamo degli intervalli che contengano lo zero. Nel caso del seno c'è solo un intervallo che contiene lo, siccome attorno a zero sta salendo, dobbiamo prendere l'intervallo dove sale, cioè tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, la funzione inversa la chiamiamo così. Nel caso del coseno ci sarebbe un intervallo a destra dove la funzione scende e l'intervallo a sinistra dove la funzione, tra meno pi greco e zero, dove la funzione sale. Scegliamo di invertirla sull'intervallo tra zero e pi greco e la funzione inversa la chiamiamo arco coseno. Tieni a qui. Poco male, però avete imparato se così, al così e al così. Va bene? Dice, ah, ma là la trigonometria ci stanno un sacco di formule. Calma. Definizione. Le formule che riguardano seno, coseno, tangente, cotangente. Qualche volta anche le funzioni mezze, ma più spesso le funzioni dirette. Chiaro? Per esempio, questa formula riguarda le funzioni inverse. Cosa sappiamo? Sappiamo già due formule. Se inquadro più cosa inquadro, quando le fa? 1. Questa è la relazione fondamentale della trigonometria, che dice semplicemente che quelle sono ascisse e ordinata di un punto che sta sulla circonferenza unitaria. Ma se io l'ho capito, cioè non posso mai dimenticarla. Perché non posso dimenticarla? Perché io non è, in realtà, se so la definizione, cioè che seno e coseno di alfa sono l'ascissa e l'ordinata allo stesso punto che sta sulla circonferenza unitaria, e beh, sta sulla circonferenza unitaria deve soddisfare ascissa al quadrato più ordinata al quadrato uguale a 1. Stop. Quindi non è che la sto ricordando, la sto ricostruendo. Io quello che devo ricordare sono le definizioni, ma quelle base, che sono poche, quelle che vengono dopo sono fatte su quelle di prima, quindi automatico. Cioè anche il discorso qui, ah però l'arco coseno dove si mette? Di qua o di là? Se ti fai il ragionamento, mi fai ogni volta, beh, o lo inverto qua o lo inverto qua. Perché l'avranno invertita qua? Perché è più comodo invertirla su dove x è su un intervallo positivo. Hanno fatto una scelta, hanno preferito i positivi e i negativi. È chiaro? Ok. Bene, allora intanto ci manca ancora tangente e cotangente. Andiamo a fare il grafico della tangente e della cotangente. Allora, prima di fare il grafico della tangente e della cotangente, andiamo a fare, a rifare la nostra figura, facciamola in maniera tale che sia fatta in maniera decente. Allora, se questa è la circonferenza unitaria, beh, io qua ci posso inscrivere un rettangolo in maniera tale che questo lato sia uguale a questo lato, cioè questa metà di sopra sia uguale alla metà di sopra, cioè con i lati paralleli agli assi coordinati. Allora, come vedete, se questo è alfa, chi sono questi angoli? Allora, questo qua, quant'è? Allora, questo è alfa. Questo? Esatto, pi greco meno alfa, perché? Perché l'angolo piatto è pi greco. Siccome questo è uguale ad alfa, qua lo devo diciamo, faccio pi greco, torno indietro di alfa, quindi è pi greco meno alfa. E questo qua invece? Pi greco più alfa.
Questo qua invece 2π greco meno alfa o meno alfa se vado da quest'altra parte. Per non fare il disegno di quell'angolo lungo, l'arco lungo, ho fatto quello corto dall'altra parte. Quindi, allora per esempio cominciamo col seno. Seno di meno alfa. Seno di pi greco meno alfa. Seno di pi greco più alfa. Come sono rispetto al seno alfa? Allora, quando vado da qua a qua, che succede all'ordine? No, si mette. Meno seno alfa, cambia segno. Cominciamo a usare delle parole in maniera. Cambia segno, perché si mette. Si mette, posso pensare che è reciproco. O posso pensare altre cose ancora, peggio ancora. Invece, quando vado da alfa a pi greco meno alfa, che succede al seno? Ma qua. Se fate bene la figura con il quaderno a quadri. E se invece vado a pi greco più alfa è uguale a quello di meno alfa e quindi è uguale a meno seno alfa. E col coseno? Allora, col coseno che succede? Quando passo da alfa a meno alfa. Coseno chi è? L'ordinata? È l'ascissa, cioè sì, l'ascissa. E quindi non cambia di. Coseno è questa qua, questa lunghezza qua. Quando passo da alfa a meno alfa il seno cambia segno, coseno no. E quando passo invece a pi greco meno alfa cambia segno. Quando passo invece a pi greco più alfa il coseno qua rimane uguale, quindi comunque rimane meno coseno. Queste qua sono le formule. Allora, questi quattro archi alfa meno alfa, pi greco meno alfa e pi greco più alfa, vedete, non sono altro che alfa e meno alfa e poi pi greco più alfa e meno alfa. Si chiamano archi associati. Perché sono associati? E perché corrispondono agli angoli che corrispondono a questi quattro punti del rettangolo con i lati paralleli e gli assi coordinati scritti una circonferenza. Chiaro fino a qui? Non è che ci vuole un genio. Poi se poi c'hai dei dubbi te lo prendi, te lo scrivi e te lo ricavi. Le prime volte ricavatelo tante volte, non una volta, due volte, tre volte, quattro volte, dieci volte, fino a che non diventa parte costitutiva. Non c'è un circuito cerebrale che vi dia con affidabilità il risultato giusto. Chiaro? Bene. Allora, detto questo, in particolare una cosa che fa funzionare la memoria è la ridondanza. Questa è una cosa, un concetto importantissimo. Qua facciamo una piccola digressione, così facciamo pure un attimo di, sì, l'ora è giusta, facciamo questa piccola digressione e poi facciamo una piccola parte. Che significa ridondanza? Allora, se tu devi ricordare un numero di telefono, hai ridondanza? No, non hai nessuna ridondanza. Se sbagli una cifra il numero è sbagliato. Un pochino di ridondanza c'è, perché se è un cellulare oppure se anche è un fisso, uno dice, non è che tu, cioè, per esempio, i prefissi dei cellulari quasi sempre cominciano per 3,
comincia a dire un numero di cellulare 627, non può essere chiaro. È vero che ci sono delle eccezioni, per esempio i numeri con l'800, i numeri gratuiti, eccetera, però là un poco di ridondanza c'è. Però diciamo, prendiamo le cifre proprio del numero e là se sbagli una cifra il numero non è corretto, non risponde la persona che vuoi tu, o ti dice che il numero non esiste oppure risponde qualcun altro. Chiaro? Allora, vediamo un po'. Dov'è che c'è ridondanza? Nel codice a barre c'è ridondanza? E invece sì. Perché? Allora, quando andate a passare a pagare i prodotti alla cassa, che succede? Certe volte il prodotto non passa. Allora, la cassiera che fa? La prima volta che ho visto sto fatto mi sono preoccupato. Di che cosa? Dal tuo punto di vista di che ti devi preoccupare? E perché dovresti pagare di più? Diciamo, presupponiamo che la cassiera non ti voglia fregare, no? È un impiegato, quindi non è che... Ma per quale motivo, per errore, potrebbe farti pagare di più? Almeno nella mia mente la prima volta è stato... Quest'altro codice a barre. Dice io quella sbaglia, magari io devo pagare un prodotto di 2 euro, sbaglio, metto un codice a barre diverso ed esce un prodotto da 20 euro e ci metto 18 euro. Quindi controllo. Tuttavia, in realtà questo non succede. Infatti, che cosa succede? Che la cassiera fa subito, dopodiché, e la cassiera comincia un attimo, allora rifà più piatto, che significa? Il prodotto non è passato. Perché non è passato? Perché lei l'ha digitato troppo velocemente, ha fatto un errore, ma la probabilità di produrre un numero che è un codice a barre è bassa. Perché? Perché c'è ridondanza. Qual è un altro esempio di ridondanza? E adesso vi spiego come è fatta la ridondanza nel codice a barre e in quest'altro esempio. Codice fiscale. Se voi mi dite nome, cognome, data di nascita, io vi faccio il codice, luogo di nascita, io vi faccio il codice fiscale, vabbè, meglio avere. Se siete nati da queste parti, a Formia, a Roma, qualche altro comune, lo faccio da solo, se no mi serve il computer. Però, tranne l'ultima lettera, quelle sono tre lettere del cognome, tre lettere del nome, poi c'è l'anno, le ultime due cifre dell'anno di nascita, poi c'è un carattere, una lettera che identifica il mese, per esempio H è giugno, M è agosto, poi c'è il giorno di nascita se sei un maschio, il giorno di nascita più 40 se sei una donna. Un po' con la teoria del genere non lo so come fa, perché se ci saranno più di due generi, 30 più 30, se occupi 60 numeri nei generi. No. Mi taccio perché. Dopodiché ci sta una sigla che identifica il luogo di nascita, per esempio H501 in Roma, di, non mi ricordo, 570 o qualcosa del genere, Formia. Sono le stesse sigle che quando andate a pagare le tasse Cassino non lo so cosa sia. E poi c'è l'ultimo carattere. L'ultimo carattere non porta un'informazione diretta, ma è una funzione degli altri. Si fa una funzione complicata
di tutto quello che c'era prima ed esce fuori una lettera di controllo, un carattere di controllo, per esempio D o per esempio U o per esempio C. Mo se tu sbagli a copiare uno di questi codici, che ti succede? Che il carattere di controllo sarà diverso. Quando lo vai a mettere nel computer, quello si fa il conto, vede che il carattere che ha la funzione non dà lo stesso risultato del carattere di controllo, dice guarda, tu hai inserito un codice fiscale errato. Lo stesso principio si usa col codice a barre. C'è un codice di controllo, quando quella va a digitare, se fa un errore, quello fa una funzione dei primi codici. Se il codice di controllo per esempio è una lettera, la lettera è su 26, la probabilità di azzeccare un nuovo codice a barre è 1 su 26. Se sono di più è ancora meno. Quindi praticamente, normalmente, non succede questa cosa. Quindi quello sbaglia a digitare e quello gli dice semplicemente che il codice a barre digitato è errato. Questa si chiama ridondanza. La ridondanza, per esempio, sta nella lingua italiana. Se io sbaglio una lettera, non sempre ottengo un'altra parola di senso compiuto, a volte sì, no? Che ne so, pala e sala, sbaglio da P diventa S, sono due parole di senso compiuto. Però se io sbaglio una lettera, normalmente il correttore automatico del vostro telefonino vi corregge la parola in maniera automatica, perché riconosce che avete sbagliato una lettera. Perché? Perché c'è ridondanza. Per esempio, se io invece di scrivere penna scrivo pemna, quello capisce benissimo che scrive penna. Wow. È chiaro? Allora, la ridondanza significa che la vostra informazione è stata codificata con un eccesso di informazione che vi permette di fare un controllo. Vedete, il codice di controllo è comunque, sia nel codice fiscale sia nel codice a barre, richiede che devi usare una lettera in più, devi usare un controllo, un carattere in più, quindi ti richiede più memoria per memorizzarlo, però ti fa stare tranquillo che se succede un errore tu sei in grado di correggerlo. È lo stesso meccanismo che c'è alla base di i codici a correzione di errore. Voi quando memorizzate, adesso si usano poco ormai tutti questi supporti, ma quando andate a memorizzare le cose su un CD, un DVD, in realtà non sempre la scrittura va a buon fine, ci sono delle scritture che vanno male, però siccome lui ha della ridondanza e ha un codice di controllo, fino a che gli errori, il tasso di errore è abbastanza basso, lui è sicuro di riuscire a ricostruire le cose, perché ha un sistema un po' più complicato di quello di prima che gli permette di ricostruire le cose. Se invece il tasso di errori comincia a diventare troppo alto, per esempio comincia a sbagliare più di una scrittura su un milione, per esempio, allora può andare in negativo, diciamo, può avere problemi. Se invece il tasso di errori è molto basso, allora voi non avete problemi. Questa è la ridondanza. Qua come si può sostanziare? Si può sostanziare nel fatto, per esempio, io ho gli archi associati, sono in grado di scrivere le formule di seno e coseno che collegano i seni o i coseni degli archi associati. Poi, questa proprietà in particolare, si ricordano anche dicendo che la funzione seno è una funzione dispari, perché quando cambio segno all'argomento il segno passa fuori, e la funzione seno invece è una funzione pari, cioè quando cambio il segno all'argomento però la funzione non cambia. Ecco, questo è un esempio di ridondanza. Io non mi ricordo la formula di H associata, ma mi ricordo che il seno è dispari, allora già so questa formula qua. Viceversa, non mi ricordo che il seno è dispari, ma mi ricordo questa formula qua per gli archi associati, allora
non mi, allora, per esempio, non mi ricordo se il seno è pari o dispari, mi faccio le formule di H associati, vedo che questa vale e quindi il seno è dispari. Chiaro? Ho la mia informazione è stata codificata due volte e questo mi consente, con due, in due contesti diversi, e questo mi consente una certa ridondanza. L'ultima cosa, adesso facciamo pausa. Per esempio, ci sono alcuni che propongono adesso abbiamo tutti molte password, perché abbiamo, vabbè, io ce n'ho poche perché non ho, per esempio, non ho né Facebook né Instagram né niente. Però allora, tu c'hai Facebook e ci vuole la password per Facebook, c'hai Instagram e ci vuole la password per quello, poi ci vuole la password della posta elettronica, poi ci vuole la password sui siti dove vai a comprare, eccetera eccetera. Quindi è poi c'hai un gestore di password e c'hai la password del gestore di password. Va bene, lasciamo stare quale sia la sicurezza di tutto questo ambaradan. Quando per esempio magari tu vai a installare una videocamera e quello ti chiede la password del tuo account, ah, devi accedere con Google e quindi ci devi mettere la password, ma quella là la sta leggendo Google, e vabbè, che già lo so che Google sa tutti i fatti miei, ma o la sta leggendo diciamo, il programma che ti sta installando la videocamera, e quindi tu hai la tua password, a quante persone la stai dando? Questa è un'altra cosa. Comunque, lasciamo perdere la sicurezza di tutto ciò, però quantomeno la password dovrebbe essere abbastanza complicata, queste password dovrebbero essere abbastanza complicate, per esempio mai usare 1234, 12345, queste robe qua, perché uno che arriva, sono le, diciamo, ci sono dei programmi che provano password da ripetizione fino a che non trovano quella giusta. Però per esempio alcune persone diciamo vi danno come consiglio, consiglio che a maggior ragione è valido adesso che poi ci sono i gestori di password, quindi la password non la devi digitare ogni volta, poi la metti nel tuo manager della password, della chiama sotto, e quella te la mette lui. Però una possibilità è quella di usare, invece di una breve combinazione di caratteri alfanumerici, una frase. Lasciamo stare che il problema è che alcuni siti vogliono comunque un po' di lettere e un po' di numeri, e allora la frase diventa più complicata, perché però si può fare pure così, si può fare pure in quel caso. Per esempio, quando andavo al mare mi sbucciavo l'alluce, perché, oppure quando andavo al mare mi pungeva la medusa, mi pungeva la traccia, una frase, ve la inventate, anzi, meno ha senso meglio è. Una volta che l'hai usata, secondo voi un domani che c'hai, quando andavo al mare mi sbucciavo la luce, è abbastanza senza senso, cioè il senso ce l'ha in realtà, però si capisce che cosa voglio dire, però è abbastanza improbabile da essere riprodotto a caso. Mo, secondo voi tra un anno che non uso questa password e devo riusare la password su questo sito, su quel sito là, è più probabile che io mi ricordi GPC2574 alfa K, oppure che mi ricordi quando andavo a mare e mi scucciavo l'altro? Se vai a vedere, in realtà l'entropia che portano è simile. Perché? È vero che la frase, diciamo, è fatta di parole che non portano ad andare dove, però è molto più lunga. Quindi, alla fine, quello deve azzeccare un sacco di parole deve capire. Riprodurlo a caso non è affatto facile. Chiaro? Quindi, per esempio, alcuni suggeriscono di fare questo. Questo però è un altro argomento, diciamo, quanta entropia c'è sta dentro, cioè, chi farà ingegneria delle comunicazioni, queste cose le studierà in alcuni corsi proprio specifici. Adesso facciamo una piccola pausa.